tappa veloce, senza grandi insidie, pertanto, visto che di velocisti comunque ce ne sono in gruppo e hanno accettato questa sfida in un giro con tante montagne anche. Oggi è la prima grande occasione per cercare di sprintare. Poi oggi è la prima tappa con arrivo allo sprint e quindi io penso che le squadre dei velocisti controllino la gara e si arrivi appunto all'arrivo tutti quanti in gruppo, quindi volatone generale, è logico che l'italiano dico Jonathan Milan, però non sarà facile perché ha parecchi rivali molto forti, da Khalid Biwan, poi c'è anche Merlier, quindi diciamo che il parterre dei velocisti qui in Giro d'Italia è molto molto alto. Oggi è una tappa per i velocisti e credo che sarà una volata, perché sono troppe squadre che hanno questi interessi e non c'è, diciamo, il velocista principe come quello lì che ha vinto la Sanremo, questi che vincono dappertutto. Vedremo, perché sono tanti i pretendenti, si comincerà a vedere oggi chi è che ha le gambe, ma comunque Milan, che l'anno scorso ha vinto la maglia a punti, potrebbe essere fra i protagonisti per quello che riguarda gli italiani.